per me, non sono disponibile a vivere la mia soggettività come meritevole di diritti col contagocce, o di diritti diseguali, o di diritti familiari. È un grande piacere per noi e anche un privilegio essere qua a Napoli. È vero, è, nei suoi 30 anni di storia è la prima volta che Oggi Gay fa un congresso nazionale in una città del sud. Noi abbiamo scelto Napoli, un po' Napoli ha scelto noi. Napoli è una città che per le persone gay, lesbiche e trans è sempre stata molto accogliente, molto, molto calorosa, molto viva. E vediamo sempre nel nostro Pride accorrere tantissimi cittadine e cittadini napoletani. Non c'è mai stato un problema, non c'è mai stata una contestazione, a differenza di altri posti d'Italia dove qualche volta dei problemi ci sono. Quando facemmo la manifestazione per l'inaugurazione del carcere il 28 giugno 82, in corteo eravamo tra i 150 e i 200 ed erano tutte le persone visibili che c'erano in Italia. Oggi l'Istat dice che ci sono 1 milione di omosessuali dichiarati, quindi vuol dire che non esiste italiano o italiana che non abbia un amico o un'amica gay o lesbica. Al punto che anche quelli della destra, come tu sai, quando parlano di omosessualità per dire no a tutto quanto, dicono sempre ma io ho degli amici gay. Ma noi siamo contenti, orgogliosi e felici che Arci Gay Nazionale abbia scelto Napoli per il congresso nazionale, per la prima volta. E noi siamo stati felici di dare un luogo simbolo della nostra città, che è la Sala dei Baroni del Maschio Angioino, un luogo dove si fanno gli eventi importanti, un luogo storico, un luogo di tante battaglie democratiche della nostra città. Stiamo portando avanti un progetto finanziato direttamente dalla Commissione Europea Erasmus Plus, che possa permettere anche un ambiente lavorativo aperto anche all'esperienza LGBT e quindi senza nessuna discriminazione, e questo anche con il fattivo contributo di Arci Gay. Riconosco, diciamo, questo invito, un implicito anche riconoscimento del lavoro che è stato fatto da parte della mia fazione politica in questi 2 anni e mezzo di Parlamento, un lavoro poco sbandierato forse, ma concreto. È una cosa molto importante aver organizzato il congresso di Arci Gay qui a Napoli, al sud, perché questa città è un'espressione delle tante infinite diversità. Emozionante e anche motivo di, come dire, di orgoglio, perché la storia delle due associazioni, del MIT e di Arci Gay, si intrecciano, sono nate praticamente insieme. Napoli tra l'altro in questo momento ha un sindaco meraviglioso, un sindaco che si mette sempre in testa ai nostri diritti per portarli avanti, per rivendicarli con azioni forti e con azioni molto energiche. Io voglio solo ricordare il fatto di essere stato tra i primi sindaci a fare le trascrizioni dei matrimoni celebrati all'estero, mettendosi contro anche al ministro dell'interno Alfano, in uno scontro istituzionale in cui secondo noi ha vinto De Magistris, perché De Magistris ha portato avanti un discorso democratico, un discorso di giustizia e di uguaglianza. Oggi Napoli è un'avanguardia politica, culturale e sociale nel paese nella tutela dei diritti della comunità LGBT. Lo è attraverso gli atti amministrativi coraggiosi di questa amministrazione, lo è attraverso anche un associazionismo che sul territorio è vitale e che, come ha ricordato il sindaco oggi durante l'intervento, è servito da sprone alla politica territoriale a ottenere i risultati che poi questa amministrazione è riuscita a ottenere sia politicamente sia mediaticamente. Adesso di omosessualità ne parlano tutti. A quel tempo c'erano degli esponenti politici che si rifiutavano persino di pronunciare la parola omosessuale. E ti dirò di più, qualcuno diceva che era impossibile legiferare in questa materia. Poi quando il 1 settembre dell'89 entrò in vigore la legge sulla partnership registrata in Danimarca, anche questo muro cadde anche per noi. Tant'è che proprio in quel periodo si cominciò a pensare alle esiste unioni civili e alle proposte di legge in Parlamento. Noi siamo la città che vuole applicare la Costituzione per i diritti civili e le libertà civili. Quindi, in attesa che si colmi l'inerzia voluta da tanti anni dal legislatore e dai vari governi che sono succeduti, abbiamo cercato di fare le cose concrete. Il registro delle unioni civili, la trascrizione dei matrimoni dello stesso sesso contratti all'estero,
su altri campi, ma sempre diritti, testamento biologico e cittadinanza onoraria ai figli degli immigrati, per finire, unico caso in Italia, il passaporto dato a Ruben, un bambino nato da un atto d'amore di due donne a Barcellona, trascritto regolarmente in Spagna, invece ritenuto per volontà del ministro dell'interno atto illegittimo. Quindi noi cerchiamo di far coincidere giustizia, diritti e Costituzione anche contro interpretazioni sulla legalità formale che non ci convincono per nulla.